Presidente, una giornata importante, è stato raggiunto un obiettivo di governo, di legislatura, quello di muoversi verso un confine unico, ma è anche una giornata importante perché le aziende e le imprese locali hanno uno strumento in più per poter crescere dopo anni di crisi. Sì, è stato veramente un bel lavoro, l'aggregazione fra i principali confidi marchigiani, creando una realtà da 400 milioni di credito e 40.000 aziende aderenti. È una realtà che attraverso questa fusione, attraverso la partecipazione ai bandi che la Regione farà per i fondi destinati a strumenti di credito, permetterà di dare alle imprese marchigiane una risposta importante su uno dei settori che ci ha visto più sofferenti in questi anni, che è proprio quello di poter accedere alle risorse del credito, che è una dimensione per le imprese di grandissima importanza. I fondi aggiuntivi, l'aggregazione permetterà di specializzare l'attività, di aumentare i tipi di servizi offerti alle nostre imprese, di avere a disposizione ancora più fondi che diventano moltiplicatori nel momento in cui si offrono come garanzia di un prestito bancario che permetterà a un'impresa di continuare a lavorare, di crescere e di investire. È anche un modello per altre iniziative, per esempio per la ricostruzione, quindi mettersi insieme per raggiungere traguardi migliori e nuovi. È un modello che vale per tanti settori, spesso la frammentazione, che è la caratteristica delle Marche nella loro pluralità, è di freno rispetto alla crescita. Vedere un'esperienza così importante, anche così complessa, perché aggregare soggetti diversi con la loro organizzazione, con i loro soci, è stato tutt'altro che banale, è un buon punto di riferimento per chi vede nel percorso aggregativo una risposta a un problema e magari fa fatica a farlo, comuni che devono mettersi d'accordo su come organizzare servizi, aziende che sono frammentate e unite potrebbero offrire di più, ma tutte quelle occasioni che attraverso un'aggregazione si cambia scala, si cambia dimensione e si possono raggiungere risultati importanti, non cose fine a se stesse, ma per obiettivi superiori.